Rieccoci in diretta, ci occuperemo adesso della customer experience assicurativa all'epoca del social distancing. Siamo in piena Insurance TV Week, la prima settimana televisiva italiana dedicata al mondo assicurativo, durante la quale verranno approfonditi attraverso servizi, interviste, focus dedicati, i principali impatti e la risposta del comparto assicurativo all'emergenza prodotta dal coronavirus. Quest'oggi parleremo appunto della customer experience assicurativa all'epoca del social distancing insieme ai nostri ospiti, che vado subito a salutare. In collegamento con noi Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer di Prima.it. Buongiorno Anna, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a voi. Insieme a noi anche la vediamo Claudia Ghinfanti, Head of Marketing and Communication di Alleanza Assicurazioni. Buongiorno Claudia. Ciao, buongiorno a tutti. E buongiorno, e in alto a destra vediamo Luca Loforese, responsabile comunicazione e marketing di Afiesca. Ciao anche a te, Luca. Grazie Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. a voi per essere qui. Dicevo, la pandemia Covid-19 ha colpito tutti i settori produttivi, compreso quello assicurativo, però da una crisi possono emergere idee, nuove opportunità, anche nuovi modelli di business. E così anche per il settore assicurativo, lo chiedo, ecco, parto da Anna Sanfilippo. Allora, assolutamente sì, noi abbiamo un po', come dire, in linea con la nostra strategia. Abbiamo un momento il coronavirus, quindi con lo scoppio del lockdown e poi con la ripartenza, seguito un po' la nostra filosofia, che è quella data driven, quindi quella un po' di ascoltare cosa ci hanno chiesto i nostri clienti, il che vuol dire che sia nella fase di chiusura che nella fase di riapertura abbiamo provato a riallineare sia i canali di comunicazione, sia come quello che abbiamo comunicato ai nostri clienti, sulla base proprio di quello che i clienti ci chiedevano. E questo l'abbiamo fatto sia in termini di messaggio, appunto, sia in termini di canale. Secondo me la cosa fondamentale su cui ci siamo poi concentrati come Prima Assicurazioni è stato il messaggio. In un momento, come dire, per l'Italia, insomma, per tutti, molto delicato, quello che abbiamo provato a fare come Prima e dare un messaggio molto positivo, molto rassicurante. Tutti gli italiani in questa fase si sono preoccupati sicuramente per l'emergenza sanitaria, e in seconda battuta, ma tema non da trascurare, per il tema economico. Noi abbiamo appunto voluto invece dare un messaggio di continuità positivo, comunicando a tutti i nostri clienti il fatto che noi, nonostante tutto, stiamo continuando a crescere. Stiamo continuando a creare dei posti di lavoro, quindi per esempio giusto proprio durante il lockdown abbiamo aperto un ufficio a Roma, stiamo assumendo 100 persone a Roma e stiamo continuando a crescere. E per noi questo è stato un po', come dire, il nostro contributo, il modo per dare, no? Per comunicare un messaggio positivo in un momento in cui probabilmente, insomma, tutti gli italiani e poi tutti i nostri clienti ne avevano bisogno. Ecco, diciamo, ecco, che le direttrici su cui si muoverà il comparto assicurativo, un po' l'hai anticipato, sicuramente la digitalizzazione, ecco, poi cioè, hai toccato anche il tema del lavoro che riprenderemo dopo. Vado da Claudia Ghinfanti perché volevo, ecco, capire anche il suo punto di vista, ecco, come ha impattato il coronavirus sul settore. E che come stanno vivendo, come state vivendo questa seconda fase, questa fase di ripartenza? Allora, dunque, devo dire che c'è stato un momento di shock, ma la reazione della compagnia e di tutto il gruppo Generali, perché come sapete Alleanza fa parte del gruppo Generali, è stata molto veloce. Un momento di shock perché nel caso di Alleanza 2 milioni di clienti, 12.000 consulenti sul territorio nazionale, molto capillari, abituati a un rapporto basato comunque sulla presenza, a casa del a domicilio, con consulenza a domicilio. Ma ci siamo dati un piano di lavoro molto serrato, devo dire, grazie al fatto anche che l'azienda era già in smart working, aveva già consolidato la practice dello smart working in maniera diffusa, e quindi questo ci ha aiutato a essere capaci di lavorare da remoto da subito. E quello che abbiamo fatto sostanzialmente sono state, diciamo, tre cose macro. La prima era
di finalizzare tutta la digitalizzazione dell'azienda. Anche in questo siamo stati, diciamo, fortunati, forse in parte anche bravi, perché avevamo visto oltre, perché l'azienda era già profondamente digitalizzata. Questi nostri consulenti sul territorio già operavano con tablet, con delle app, con tablet, con un processo di prevendita e vendita digitale. Abbiamo, diciamo, chiuso, finalizzato tutta quella parte ancora di processi che non erano interamente digitalizzati. Questa è stata la prima priorità, in modo da poter gestire end-to-end tutta la macchina in maniera digitale e da remoto. Primo ambito. Secondo ambito, forte vicinanza con la nostra rete e formazione mirata, e quindi sono iniziati un ciclo di webinar dedicati a anche supportare la rete nel gestire una relazione da remoto, che evidentemente non è immediato per una rete di 120 anni di storia, che è abituata a gestire il rapporto in maniera fisica, in maniera, diciamo, personale, in presenza. Terzo ambito è stato quello di trovare nuove modalità di interazione e contatto con i clienti, e quindi da questo punto di vista sono partite tutta una serie di campagne sui clienti via mail, via sms, per poter comunicare con loro, contattarli quindi mediante questi canali, e soprattutto è partito anche un ciclo, quelli che una volta erano fino a pochi mesi fa degli eventi fisici, dei piccoli eventi fisici sul territorio a livello locale, dove incontravamo i nostri clienti per dar loro contenuti, quindi avevamo organizzato già dei micro eventi che noi avevamo chiamato i Previdenza Day, perché erano dedicati ai contenuti sulla previdenza, dove appunto facevamo un po' education su questo ambito diciamo indicazioni e risposte su questo ambito. Gli Investment Day erano invece dedicati alla parte di investimenti e andamento dei mercati, e i Protection Day, dedicati invece alla parte di protezione, sono diventati web edition, e quindi sono diventati dei webinar che se da un lato, ancora una volta, e in questo vedo quindi una grande opportunità, ci danno più quella dimensione di presenza, d'altro canto però quelli che prima erano eventi che facevamo con 50-100 dei nostri clienti o anche non clienti, quindi anche dedicati ai prospect, oggi sono diventati eventi dei webinar, quindi eventi in via web con 500 persone, quindi abbiamo potuto aumentare la frequenza e il numero dei partecipanti. Questo per noi ha rappresentato un grande efficientamento, no? In termini quindi di canali di contatto. Il cliente riceve comunque un suo contenuto legato appunto a questi temi che vi ho citato, alla parte degli investimenti, come stanno andando i mercati, alla parte della protection, quali sono i rischi della famiglia, o alla parte naturalmente di previdenza, quindi qual è la situazione della previdenza in Italia, cosa bisogna fare, eccetera. Quindi sono dei momenti di incontro dove poi con delle sessioni di Q&A noi rispondiamo a tutte le risposte, poi a valle di questo i consulenti sono a disposizione per eventuali consulenze one to one. Quindi devo dire che la reazione è stata molto veloce, queste nuove modalità di contatto, la formazione sulla rete e la finalizzazione di tutti i processi digitali ci hanno aiutato molto, e noi oggi siamo a regime e stiamo andando bene, cioè con numeri paragonabili a quelli dell'anno scorso nello stesso periodo. Quindi grande ripresa e grande fatica, perché abbiamo lavorato tanto, ma grande soddisfazione per quello che stiamo e i frutti che stiamo raccogliendo adesso. Quindi un messaggio ottimistico anche da parte di Claudia Ghinfanti, mentre ecco, volevo anche sentire la testimonianza da questo punto di vista di Luca Loforese di Afiesca. Sì, condivido in pieno quello che ha detto la dottoressa Ghinfanti, nel senso che anche noi, la nostra compagnia è una compagnia vita, che vende tutte le polizze legate alla personal protection, quindi tutte le polizze legate alle possibilità di rischio per la persona, e noi lavoriamo con una rete di broker e agenti plurimandatari sul territorio. Quindi durante il lockdown anche noi abbiamo avuto 2-3 mesi di shock, perché ovviamente i broker, gli intermediari non riuscivano a contattare o comunque a vedere i clienti, quindi non c'era quel rapporto interpersonale che di solito c'è. Ovviamente adesso, diciamo, la ripartenza c'è stata, e adesso c'è il rovescio della medaglia, perché ovviamente dopo questa pandemia il sentiment verso le nostre polizze è aumentato a dismisura, quindi adesso avremo ancora più lavoro e dovremo essere pronti e bravi a riuscire a adeguarci a questo carico di lavoro. Sicuramente durante il lockdown non siamo stati fermi,
Abbiamo comunque continuato con la formazione ovviamente via webinar, abbiamo iniziato un ciclo di formazioni in collaborazione con ACB, l'associazione di categoria broker, quindi sempre per ottimizzare il grado di formazione delle nostre reti di vendita. Abbiamo implementato di molto la digitalizzazione dei nostri servizi, sia con delle web application mirate sulle assicurazioni che noi proponiamo, sia sulla gestione del rischio e delle modalità di assunzione. Quindi anche dal nostro punto di vista, dopo 2 o 3 mesi un po' di shock e di fermo, adesso la ripartenza deve essere costante e in salita. Costante e in salita. Anna San Filippo, ecco, prima dicevi che nonostante l'emergenza sanitaria, Prima Assicurazioni non ha registrato dei risultati positivi. Ecco, invece per quanto riguarda la customer experience di cui parliamo oggi, sappiamo sì. che l'instabilità, la forte instabilità ha cambiato anche i bisogni delle persone, quindi dei clienti. C'è bisogno anche di più dati da parte vostra, di conoscere anche come si muove il cliente, l'individuo anche online, per capire le sue necessità e i suoi bisogni. Ecco, in questo caso l'ausilio delle tecnologie sicuramente è molto importante per generare valore. Assolutamente. Poi questo è tanto più importante per noi che, come dire, siamo una compagnia omnicanale, siamo nati come detti, adesso siamo omnicanale. La tecnologia ci può aiutare ed è sicuramente, come dire, una componente fondamentale del nostro modo di essere vicini ai nostri clienti. Come dire, un dato per tutti, nella fase insomma, di lockdown, i download delle nostre app sono aumentate del 50%. Questo perché, come dire, con il lockdown, con il cambio delle abitudini, anche no, l'interazione dei nostri clienti con la tecnologia sta man mano cambiando. Però la cosa fondamentale che abbiamo capito in questo periodo è che, appunto, di fatto ormai non c'è più una normalità e non siamo entrati in una normalità, ma appunto ogni cliente probabilmente ha le proprie abitudini e sta vivendo questa fase molto particolare in un modo diverso. E questo è il motivo per cui prima, che sicuramente è una tech company, quindi fa della tecnologia una delle sue, come dire, dei driver di crescita, di fianco, come dire, a tutti i canali digitali, sta affiancando e sta molto investendo sulla rete di intermediari. Vogliamo fare in modo di essere, come dire, vicini in qualche modo ai nostri clienti nel modo in cui i clienti ci chiedono, quindi dando tutte, diciamo, le possibilità ai nostri clienti per interagire con noi nel modo più semplice possibile, quindi online, ma anche appunto con i nostri broker e agenti. Ecco, in questa allora fase di nuova normalità, Anna, che cosa chiedono i clienti alle proprie assicurazioni? Ma come dire, sicuramente oltre, come dire, alla continua innovazione di prodotti, quindi su questo un trend continuo, chiedono alle assicurazioni di essere ancora più vicini. Quindi anche noi stiamo provando a moltiplicare, no, i punti di contatto con i nostri clienti, oltre che, insomma, telefonicamente, ma anche con gli agenti e sui canali digitali. Quindi abbiamo ad esempio espanso anche tutte le funzionalità che si aprono, diciamo, al cliente con l'utilizzo dell'app, quindi non so, la sospensione, poi la riattivazione della polizza, piuttosto che l'assistenza geolocalizzata da app, in modo che, come dire, a prescindere dalla situazione specifica del cliente, ci sia sempre un modo molto veloce per comunicare, insomma, con noi. Allora chiedo anche a Claudia Ghinfanti quali sono le nuove esigenze che sono emerse. Sì, allora, in termini di business, quello che abbiamo osservato che è in questa fase in grande crescita la protection. L'ambito della protection, Alleanza è sempre stata storicamente molto forte su ambito più vita, quindi appunto previdenza, risparmio, investimenti, ma in questa fase, visto che in realtà abbiamo una gamma abbastanza forte anche su tutta la parte di protection, di salute in particolare, ci siamo resi conto che il bisogno salute è stato quello più sentito in questi mesi e quindi a tal proposito abbiamo anche arricchito in corsa, quindi veramente in 2 settimane abbiamo arricchito l'offerta inserendo anche delle particolari features di prodotto legate al Covid, quindi a copertura
aperture speciali che, piuttosto che servizi, modalità di assistenza, il teleconsulto, eccetera, in caso di sintomatologia. Quindi abbiamo avuto una reazione veloce sull'arricchimento dei servizi e delle coperture legate a Covid, e ci stiamo rendendo conto che la domanda è fortemente in crescita sulla parte protection, se dovessi dire. E l'altro tema, sicuramente l'altro ambito dove c'è un pochino più di domanda rispetto a una situazione, alla situazione precedente, è l'investimento, il mondo anche degli investimenti, perché la gente, la liquidità ha paura, non, con questi mercati altalenanti non sa bene come muoversi, dove investire, e quindi anche l'ambito dell'investimento è particolarmente sentito. Questo è quello che abbiamo notato in termini di business. Per quanto riguarda invece, sono d'accordo con quello che diceva la collega prima di me, la relazione, sicuramente è stata evidente l'esigenza dei clienti di essere più in contatto e di essere rassicurati, e così proprio da questo, in questo senso i consulenti di Alleanza, che già lo facevano, diciamo, per natura e per prassi, a maggior ragione hanno cercato di contattare più clienti possibili, insomma, stanno contattando gradualmente tutti i clienti in portafoglio per rassicurarli sugli andamenti dei propri prodotti, sulla situazione, visto che appunto abbiamo 2 milioni di clienti tra prodotti di risparmio, prodotti di investimento, prodotti di previdenza, quindi questa esigenza di consulenza e di rassicurazione e di chiavi di lettura di com'è il contesto là fuori, ecco, questo direi. Luca Loforese, ecco, invece il tuo punto di vista, come è cambiato il rapporto con il cliente, quali sono i nuovi bisogni che avete riscontrato, che vi hanno fatto presente? Sì, allora, come è già stato detto, ovviamente noi, lavorando solo nella protection, abbiamo avuto un notevole incremento delle richieste verso le nostre polizze, quindi sicuramente maggior consulto da parte dei nostri broker intermediari in generale, ma anche e soprattutto dal web, molte richieste sul web, e quindi per una compagnia piccola e da pochi anni sul mercato italiano come la nostra, poter offrire una user experience e customer experience sempre ottimizzata e cercando sempre di migliorarle con aumentando la chiarezza dei nostri prodotti, la vicinanza dei nostri intermediari sul territorio, proprio ai quindi ai le web application si sono dimostrate molto importanti in questo periodo. Sì, assolutamente, le web application si sono dimostrate molto importanti, soprattutto perché sono molto chiare, quindi noi abbiamo una web application sulla polizza del mutuo che è molto semplice, quindi inserendo pochissimi dati è possibile fare subito un preventivo. Vi faccio vedere proprio al volo, diciamo, un esempio. Inserisco i miei dati, riuscite a vederla? Sì, la vediamo. Ok. Sì. Inserendo proprio due dati, quindi data di nascita, se si è fumatore o meno, il tipo di lavoro che si fa a livello generale, quindi se sei dipendente del settore privato, pubblico, eccetera, eccetera. Inserendo i dati del proprio mutuo è subito possibile avere un preventivo. Un preventivo molto preciso, molto chiaro soprattutto. Ecco, questa è una cosa molto fondamentale, perché è stata fatta una ricerca, è stato chiesto a 1000 italiani compresi tra i 22 e i 38 anni, come è cambiato il loro sentiment verso le polizze non RC auto, quindi tutto quello che non è obbligatorio, e se prima soltanto il 22% era favorevole a fare una polizza al di fuori dell'RC auto, adesso è aumentato al 53%. E questo sentiment, diciamo, una delle chiavi, la prima è ovviamente il prezzo, ma una delle chiavi di lettura di questo cambiamento è sicuramente anche la chiarezza del prodotto e la semplicità del prodotto. Quindi anche polizze magari complesse, come possono essere polizze vita, quelle puro rischio, riuscire a renderle più facili, più semplici, di migliore comprensione e posso dire più facile, più spontanee, ecco, è sicuramente un vantaggio. Ok.
Mentre vado da Anna San Filippo, ecco, volevo chiederti anzi, se questa fase, questi risultati in netto rialzo si accompagnano anche a nuove assunzioni. Ecco, prima parlavamo del mercato del lavoro, ci può essere una ripartenza anche da questo punto di vista. Ma per noi in realtà, come dicevo prima, questa fase è stata complessivamente molto positiva. Un dato per tutti, noi abbiamo superato la soglia di 600.000 clienti proprio durante il lockdown e quindi anche in fase di lockdown abbiamo continuato a crescere. E questo significa che ovviamente per supportare questa crescita anche il nostro team sta crescendo, quindi come dicevo in questa parte dell'anno abbiamo aperto un secondo ufficio a Roma, quindi a Roma, e stiamo assumendo 100 persone. Quindi per noi è sicuramente una fase positiva ed è fondamentale chiaramente accompagnare la crescita del business con una continua ricerca di talenti, no? Che sostengano la crescita. Claudia Ghinfanti, anche voi state cercando nuovi talenti? Sì, allora anch'io posso dare, mi sento assolutamente di dare un messaggio molto positivo, lato nostro, perché Alleanza è in ricerca, in realtà è in continua ricerca di talenti che vogliono iniziare un nuovo percorso con noi, che è il percorso della consulenza appunto ai clienti sul territorio. E a tal proposito siamo molto attivi in questo periodo, perché proprio settimana scorsa abbiamo organizzato un evento con LinkedIn, abbiamo organizzato un talk, un evento digitale naturalmente, un talk con l'amministratore delegato di Alleanza, Davide Passero, con il country manager di LinkedIn e anche un senior partner di Praxi. Proprio legato al mondo del lavoro in questa fase e dove hanno partecipato centinaia di giovani, centinaia e centinaia di giovani che appunto hanno aderito a questa campagna Fatti Avanti, legata proprio alla ricerca di giovani che vogliono iniziare un nuovo percorso che per noi è molto strutturato, che prevede una formazione da subito, un affiancamento da parte dei nostri consulenti più senior, la gestione di un piccolo portafoglio clienti che poi appunto via via con tutta una serie di attività che via via quindi si evolvono. Quindi il segnale è molto positivo e noi siamo in cerca, questo evento è stato proprio una settimana fa, per cui sta avendo dei ritorni molto molto interessanti. A Luca Laforese invece chiedo di riattivare la webcam, così lo vediamo. Adesso mi dicono che è tutto ok. Allora, Luca, chiedo anche a te se state assumendo, se state cercando nuovi consulenti, nuovi collaboratori, ma ti chiedo anche quale, abbiamo visto, ecco, parlato delle nuove esigenze della clientela, volevo invece anche il punto di vista dell'industria, da parte dell'industria assicurativa, quali secondo te sono le nuove esigenze da qui ai prossimi 12 mesi? Allora, assolutamente, noi stiamo facendo comunque recruiting di nuovi intermediari con cui poter aprire una collaborazione. Oltre appunto a questo tipo di recruiting, anche stiamo cercando personale per la nostra azienda, quindi per incrementare il numero dei dipendenti a Fiesca, dei nostri collaboratori interni. Per quanto riguarda le nuove esigenze, sicuramente questa pandemia, questo Covid ha aperto, diciamo, ha fatto aprire gli occhi a tante persone e sicuramente la protection, quindi tutto quello che riguarda la protezione della persona, ma non soltanto dal punto di vista vita, anche dal punto di vista danni. Pensiamo ad esempio alla perdita di impiego. Tantissime aziende purtroppo durante la pandemia hanno dovuto chiudere, quindi anche polizze del genere possono essere davvero fondamentali per il sostentamento di una persona o di una famiglia nel corso del tempo. Quindi sicuramente questa tipologia di polizza legato al puro rischio, comunque legato al mondo della protection, è sicuramente quella che secondo me andrà di più nei prossimi, soprattutto nel prossimo anno. Ecco, attendere sicuramente saranno quelle maggiormente richieste. Anna San Filippo, da dove ripartire per acquisire anche nuova clientela? Ma
Come dicevo prima, per noi la cosa fondamentale è diventare, come dire, sempre di più, come dire, investire nel fatto di essere una compagnia, cioè un'agenzia omnicanale, che significa accompagnare, diciamo, il nostro cliente a prescindere dal canale di riferimento. Quindi l'app, quindi il sito, quindi la nostra rete di agenti e broker che, insomma, selezionati. Quindi per noi la cosa fondamentale è veramente essere sempre più granulari e offrire, come dire, ai nostri clienti la gamma più ampia, no, di canali da utilizzare per avvicinarsi al mondo delle assicurazioni. Che c'è per la Ginfanti, quali saranno le esigenze nuove dell'industria assicurativa? Ma allora, sono in parte, l'ho già accennato prima, sicuramente il tema della protection è un tema in grande sviluppo, che in Italia, peraltro in Italia sappiamo bene che storicamente la popolazione italiana è sottoassicurata in ambito protection, mi riferisco sia soprattutto all'ambito, alla parte di salute, ma anche alla parte, diciamo, di protezione della casa, della famiglia. Quindi credo che questo momento abbia sensibilizzato molto le persone, le famiglie, sui rischi che ci sono. Ecco, se c'è qualcosa che ha aiutato è a dare consapevolezza alle famiglie dei rischi che ci sono afferenti appunto all'ambito salute in senso ampio, e quindi al fatto che ci sono, sì, c'è la sanità pubblica che tra l'altro ha dato una grandissima prova di sé nonostante tutte le difficoltà, ma ci sono anche delle altre soluzioni che possono proteggere e supportare le famiglie in questo senso. Quindi direi che l'ambito della protection, secondo me, è in assoluto quello che ha maggior potenzialità di sviluppo rispetto agli altri, direi così. Poi sul resto forse anche secondo me sono adesso, ma a parte per quello che ho visto anche da qualche dato di ricerca, sono in grande ripresa anche gli ambiti di risparmio e di investimento, perché la gente chiaramente a maggior ragione dopo questo shock ha bisogno di avere, anche qui ha assunto consapevolezza chi non lo aveva prima, della necessità di avere dei capitali da parte per poter fronteggiare magari pericoli, momenti difficili. E quindi anche il fatto di costruire dei piani di accumulo e quindi di avere a regime dei capitali dopo un tot di anni, insomma, avere dei capitali a disposizione piuttosto che fare degli investimenti che consentano al capitale di crescere, credo che sia un altro ambito dove c'è una buona consapevolezza. Già l'italiano è un risparmiatore come sua diciamo cultura, e credo che lo sarà ancora di più per poter fronteggiare in prospettiva situazioni analoghe a queste. Speriamo di no, ma insomma, qualora dovessero affacciarsi di nuovo, almeno ci troveremo un pochino più pronti da questo punto di vista. E Luca Laforese, torno un attimo anche da te per chiederti, ecco, quali sono le parole chiave del futuro, le direttrici su cui vi state muovendo. Ma concordo appunto con la collega Ginfanti, che dice che sicuramente la protection è il settore delle assicurazioni che adesso, dopo la pandemia, può avere maggior lustro, quindi può avere una crescita maggiore, anche considerando che storicamente l'Italia, come veniva detto, è un paese sottoassicurato. Lato nostro, per agevolare questo incremento di assicurati nell'ambito protection, possiamo soltanto rendere più vicino questo settore alla clientela, quindi rendere più semplice le polizze, i set informativi. Faccio vedere un'ultima cosa velocissima. L'anno scorso sono andato a un evento, no, non riesco a farla vedere purtroppo, avevo una foto da mostrarvi dove si vedeva un contratto di un'assicurazione sulla vita del 1819, sì. Una copia di un contratto mi è stato regalato dal broker Mansutti, che ha una fondazione in centro a Milano che consiglio a tutti di andare a vedere, perché è proprio un vero e proprio museo delle assicurazioni. La cosa incredibile è che questo documento era formato da solo una pagina, in cui veniva detto che appunto l'assicurato firmava il contratto, quindi veniva assicurato per
per il rischio di morte, eccetera, e dichiarava di non aver avuto delle malattie, adesso la tubercolosi, mi sembra. Una sola pagina, considerando i set informativi, ad esempio io l'ho confrontato con i nostri sono minimo 30 pagine, quindi capite che in 200 anni sicuramente ci saremmo evoluti, però dal punto di vista della semplicità dei prodotti questo non è avvenuto. Poi è ovvio che erano prodotti molto più semplici. Però secondo me andare a lavorare sulla semplicità dei prodotti per avvicinarli sempre di più al cliente finale è la soluzione migliore. Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie per aver apportato il vostro contributo, ringrazio Anna Sanfilippo, Chief Marketing Officer di Prima.it, ringrazio Claudia Ghinfanti, Head of Marketing e Communication di Alleanza Assicurazioni e Luca Laforese, responsabile comunicazione e marketing di API Esca. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito, vi lascio al proseguimento della programmazione di Le Fonti TV, per quanto mi riguarda, ci vediamo domani dalle 9 alle 12.